La rete escursionistica della Sardegna, un progetto nato nel 2017 che definisce una serie di percorsi escursionistici per promuovere un turismo sostenibile e attento al territorio. Un'iniziativa che potrebbe rivelarsi un'importante opportunità per il turismo in Sardegna, ma che pare aver visto un sensibile rallentamento organizzativo negli ultimi mesi a causa dell'emergenza Covid-19. Per questo i consiglieri regionali del PD, LeU e Progressisti, primo firmatario il consigliere regionale Salvatore Corrì, hanno depositato un'interrogazione sullo stato di attuazione della rete, nella cui gestione è coinvolta l'Agenzia Forestas. Le linee guida regionali approvate dalla Giunta hanno previsto inoltre una governance multilivello affidata a un tavolo tecnico regionale e 8 consulte sparse sul territorio da costituirsi sempre presso i servizi territoriali di Forestas. La stessa Forestas, per sviluppare la rete dei percorsi, è diventata beneficiaria di 2.500.000 euro di risorse comunitarie e ha stipulato lo scorso ottobre un accordo col CAI, il Club Alpino Italiano, per una collaborazione triennale nella gestione dei percorsi cicloescursionistici. Ma la progettazione della rete e degli strumenti utili al suo funzionamento, complice la pandemia, sembrerebbero aver subito un rallentamento. Il timore dei consiglieri regionali di opposizione è che le risorse comunitarie non ancora utilizzate possano adesso essere riutilizzate per altri fini. Motivo per cui i firmatari chiedono agli assessori regionali al turismo e all'ambiente di informarli sullo stato di attuazione della rete, conoscere lo stato della concreta organizzazione del tavolo tecnico regionale e conoscere i dettagli circa l'ammontare della spendita sui fondi europei destinati al progetto, che senza un'adeguata pianificazione rischiano di essere spesi altrove.